Signore e signori, bentornati sul canale della Legione Leonina. Io sono Tello e questo è... E io sono Ellie. Ti avevo detto che in questo episodio non c'eri. Avevo uno scritto che gli ero piaciuto. Sì, ma non tanti, e poi non so come inserirti in questo episodio. Lasciami partecipare, che fastidio ti do. Senti, non voglio fare la fine di Dario, che in ogni episodio si deve fare venire in mente come deve inserire Ciro, Pippo Ravioli, e poi la gente nei commenti gli chiede di Antonello Fogna, di Ted, di Arthur Man e così via. Se trovo un modo intelligente di inserirti, ti chiamo io. Per adesso, poi io. Oh, finalmente, mamma mia. Dicevamo, bentornati sul canale della Legione Leonina, io sono Tello e questo è il 10° episodio dei commenti brutti a Ollie e Benji Forever! Ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio con la new team che aveva battuto la... Boh, non ce n'è mai stato detto il nome di nessuna, chiamiamoli la Real Cetriolosa e la Peperonia Football Club. Ed ora è la volta di... Boh, sto cartone manco ci prova a inventarseli i nomi, ce le butta lì così le squadre. Facciamo noi il lavoro per loro e li chiameremo la Bananese. Vediamo in questo frangente Patty chiedere informazioni sulla Bananese al più fine degli analisti sportivi che il Giappone ha da offrire, Arthur Foster. Tu che cosa ne dici, Arthur? Credi che siano in grado di batterci? Nel complesso la squadra funziona abbastanza bene. Ha un ottimo reparto difensivo. Fisicamente i giocatori sono ben preparati. Sono pericolosi nelle azioni di contropiede. E insomma, non dobbiamo sottovalutarli. Ho capito, Arthur, ma se hai tutte queste informazioni sullo stile di gioco degli avversari, non sarebbe la cosa più intelligente da fare passarle alla new team così che possano sviluppare una strategia per contrastarli? Non c'è da preoccuparsi. La nostra è una grande squadra. Finché avrà Benji come capitano non potrà mai perdere. Ragazzi, lo sapete, vero, che questa frase detta così in questo momento significa che nel corso di questa partita Benji morirà? Ma in ogni caso lo scontro new team Bananese ha inizio. Ragazzi, voglio il raddoppio della marcatura e quando abbiamo palla voglio tre uomini pronti a riceverla e a proseguire l'azione. No, aspetta, ho un paio di appunti da fare. Primo, perché continuano a usare il doppiatore di Naruto per fare a caso la voce delle comparse? Secondo, perché Paul Diamond e Johnny Mason mentre avanzano pare che si stanno andando a fare la scampagnatella con gli amici dell'asilo? Ci marcano stretto e sono ben disposti in campo. E ho capito, Tom, ma finché te ne rimani lì fermo non è che gli stai rendendo il lavoro più difficile. Devo passarla a Tom. Prendila! Un lancio lungo, vai! No, aspetta, non ho capito cosa era quel movimento di Bruce. Perché va avanti e poi torna indietro? Stava pigliando la rincorsa? Non ci voleva. Hanno saltato la nostra difesa. Ma grazie, se la difesa prima di tornare indietro si fa uno scatto in avanti. Adesso ti riprendo. Benji, ma st'uscita di grazia a cosa dovrebbe servire? E questi, signore e signori, sono gli effetti di mettere una banda di idioti insieme a giocare a pallone. Ah, comunque Patty, complimenti per la sfiga che porti, c'è la signora in giallo che ti vorrebbe conoscere. Accidenti, non ce la fa. Alan, sostituiscilo tu. Va bene. Ma allora ce l'hanno l'allenatore! Scusate, questo fine mo dove stava? In allenamento non si è visto mai, nelle partite scorse non c'era. Scusate, ma la gestione della new team in mano a chi sta? Chi è che gli stacca e gli assegna questo? Glielo dobbiamo dire che si sta rubando lo stipendio o no? Ma in ogni caso Benji viene portato via in barella. Scusami Benji, non volevo. Non è colpa tua. No, infatti. Bruce ci è nato così. Sarebbe riuscito a parare il tiro, non sarei dovuto intervenire. Ma non lo so, cioè, qui a me mi risulta difficile dare la colpa a uno dei due, cioè, nel senso, sono stati due deficienti entrambi. Il capitano è costretto a lasciare il campo. Speriamo che la squadra rimanga unita. No, aspetta, scusate, non ho capito, ma la panchina della new team consta di due soli giocatori. Ma allora quando avevo detto... Mi sovviene a questo punto il dubbio che per formare questa nuova squadra abbiano nominato solamente 13 giocatori in totale. Ci avevo azzeccato! Non temere, capitano. Faremo di tutto per coprire la tua assenza. Ma do Benji, che brutto piede che hai. Ma vediamo Bruce, galvanizzato dall'infortunio procurato al suo stesso portiere, rubare palla a un avversario ed affrontarne altri tre. In una sfida di ballo. We'll be right back.
Ovviamente perde palla in modo stupido e consente a Naruto, numero 10 della Bananese, di far partire un secondo contropiede. In avanti ragazzi! Non contenti della sfida di ballo, gli avversari cominciano a giocare allo scemo in mezzo con Bruce nel ruolo che più gli si addice. Questa volta però in porta c'è il rimpiazzo Alan Croker, vediamo come se la caverà. Ovviamente malissimo. Vabbè, c'è da dire che non me la sento neanche tanto di dargli la colpa, cioè chi è quel difensore così deficiente da lasciare un attaccante libero al centro dell'area? Fermatelo, fermatelo! Ci penso io! Bob, no, resta sull'uomo, marcalo! Ah già, Bob Denver, ecco chi. Però va detto che anche il numero 2, in quanto a scarsità di sinapsi, non scherza. Cioè, a chi stava marcando? Al palo? Ma in ogni caso siamo sull'1-0 e la partita ricomincia con Holly che tenta di portare avanti la palla. E lo fa correndo nel modo più scoordinato possibile. E vai! Un tiro centrale. E si chiude così il primo tempo, con la New Team in svantaggio e Bruce probabilmente prossimo al suicidio. Mister, io non me la sento di giocare il secondo tempo, mi sostituisca. E perché? E soprattutto con chi? È tutta colpa mia se stiamo perdendo. Ho fatto male a Benji, ho giocato da egoista. Come uno stupido mi sono fatto anticipare e ho dato la possibilità agli avversari di andare in vantaggio. Se non gioco è meglio. Senti... capisco cosa provi, ma devi giocare. Sei uno dei nostri elementi essenziali. Essenziale perché hanno finito i giocatori in panchina, cioè da quel che si vede l'unica alternativa sarebbe far rientrare Benji. Ma vediamo finalmente l'allenatore della New Team dare indicazioni tattiche ai suoi. Ragazzi, voglio il massimo impegno. Fate gioco di squadra, dovete vincere e portare Benji al campionato nazionale. So che potete farcela, è tutto quello che ho da dirvi per il momento. Ah? Cioè, tutto qui? E in questo che consiste il suo ruolo? Conti su di noi. Devo dire che questa inquadratura rappresenta bene lo stato di perplessità della squadra dopo le indicazioni del mister. Scusate, ma sapete dove posso trovare anch'io lavoro come CT di una qualche squadra? Mi vanno bene anche le giovanili, basta che qualcuno mi paghi per stare seduto a fare niente. Non possiamo fare altro per aiutargli a vincere questa partita, mister. Tipo impostare qualche schema o dargli delle indicazioni su come superare il blocco difensivo avversario? No, nient'altro. Le direttive dell'allenatore da sole non risolvono tutti i problemi di una squadra. E figurati quando non vengono proprio date! Ogni giocatore deve essere capace di trovare le soluzioni giuste al momento giusto. Se una squadra non funziona così, non vincerà mai il campionato nazionale. Ho capito, ma ste cose non le potevate provare in allenamento. Cioè, questi stanno sotto di un gol, il rischio è che ve ne tornate tutti quanti a casa. Se non vinciamo questa partita, non possiamo sperare di vincere il campionato. Sì, è esattamente così che funzionano i gironi di eliminazione, Holly. I nostri avversari vanno fermati a tutti i costi, non devono più segnare. Ma in realtà c'è il problema più incalzante che dovete segnare voi. Hai visto? Holly è andato a mettersi davanti alla difesa. Considerando il fatto che vi trovate entrambi alla stessa distanza dal campo, direi che sì, l'ha visto, cioè sta a fianco a te. E poi Mr. Diamond c'ha per tutto il tempo la faccia di chi si è appena accorto di essersi defecato nei pantaloni. È giusto così, devi provarci. Non dobbiamo impostare il secondo tempo solo sulla difesa. E allora si può sapere cosa sei arretrato a fare? Dobbiamo tenere gli occhi aperti e sfruttare ogni buona occasione per rubare la palla e lanciare il nostro contropiede. Si parte! Bloccatelo! No, scusate, Bananese, ma avevate voi la palla, si può sapere che avete combinato. Come avete perso palla così? Com'è che mo c'ha Holly palla? Molto bene, vedo che gli altri mi seguono. Devo organizzare subito un'azione offensiva. Questa frase... Devo organizzare subito un'azione offensiva. Indica che Holly non aveva alcuna idea preimpostata in mente su che cosa fare. Quindi, signor Roberto, quando ha detto... È giusto così, devi provarci. Si può sapere cosa diavolo intendeva? È il momento di allungare la squadra. Ma Yuma è la stessa cretinata che vi ha messo in difficoltà prima, che siete saliti tutti quanti e vanno lasciato a piedi con un contropiede. So che l'ho già fatta notare, ma a me mi fa impazzire questa animazione di corsa presa di peso da South Park. Ma in ogni caso, grazie alla sapiente regia di Holly, la New Team riesce a impostare bene la sua azione d'attacco ed andare in rete per il pareggio. E la partita ricomincia quindi, partendo dall'1-1. Scusate, ma perché quei due, mentre tutti gli altri stavano giocando, si sono fermati amabilmente a conversare? Wey, ma poi com'è finita con Tommaso e Valentina a Temptation Island? Si sono lasciati. Wow, che peccato. La New Team ormai è completamente trascinata dalle indicazioni date da Holly. No, ma a livello proprio basilare, cioè con cose tipo questa. Oh, eccomi che arrivo! Salta!
Però sono curioso, se Holly non gli avesse detto di saltare, Paul Diamond cosa avrebbe fatto? Cioè, sarebbe rimasto lì a guardarlo. Ma in ogni caso il colpo di testa di Paul fa da assist ad Holly, che riesce a sfruttare nuovamente l'occasione ad andare in rete per il vantaggio. E da questa inquadratura scopriamo che in realtà il campo in cui stanno giocando non è più lungo di 5 metri. Holly è proprio in gamba. Di sicuro più di te, scalda panchina e ruba stipendio che non ha alcuna funzione nell'economia di gioco. Benji, cioè, però pure tu coi festeggiamenti non t'agitare troppo, non ti fare venire qualcosa, mi raccomando. Ma in ogni caso, dopo questa scena vediamo nuovamente Holly andare in rete portando la sua squadra alla vittoria per 3-1. Sei contento, Benji? Oggi abbiamo vinto anche per te. Sì, questo nel frattempo che Ted Carter avrebbe bisogno di farsi un anno e mezzo di sonno. Sì, bravi, avete giocato una bella partita. Ascoltami, Holly, io ho bisogno di te, ora devo chiederti un favore. Temo che le condizioni della mia gamba stiano peggiorando, purtroppo. Scusa, Benji, ma se sei stato tutto il tempo lì seduto e fermo, esattamente come fanno a essere peggiorate? Cioè, o stava già messa male prima, o non credo che tenerla ferma a riposo possa averle procurato alcun danno aggiuntivo. Questa non ci voleva. Ora sarò costretto a schierare quella schiappa stratosferica di Alan Crocker per le prossime partite. L'avevo detto alla dirigenza che era meglio convocare mia nonna paraplegica come secondo portiere, ma loro continuavano a insistere che fosse troppo in là con gli anni per far parte di una squadra giovanile. Maledizione. Mi dispiace tanto, Benji. Saprò dirvi qualcosa di preciso soltanto dopo aver consultato il medico, ma non credo di poter continuare a giocare nel campionato. Sì, ok, ma considerando che ti sei fatto male oggi e che la partita è finita, esattamente quando è che avevi in piano di andarlo a consultare questo dottore? Il mese prossimo? Tu devi guarire in fretta. Sì, mi curerò nel migliore dei modi e cercherò di tornare a giocare con voi prima che sia possibile. Ma se non sai manco cosa ti sei fatto? Holly, da adesso in poi vorrei che ti mettessi questa fascia. Vuoi che faccia il capitano? No, in realtà vorrei vedere se si abbina bene alle tue scarpe, che nel caso me le compro uguali. Prendi questa fascia e fa del tuo meglio perché la formazione della New Team possa vincere il campionato nazionale. Vuoi che sia capitano? No, insisto, volevo solamente farti arruolare nell'esercito imperiale giapponese. Farò come vuoi tu, Benji. Sarò io il capitano. E con la stessa velocità di Internet Explorer, quando la vostra ragazza è nell'altra stanza a guardare Netflix in 4K, Holly finalmente capisce che dovrà fare lui da capitano alla New Team, mentre Benji si riprende dall'infortunio procuratogli da... no, non da Bruce, da quella porta seccia di Patty che manco poteva starsi 6 mesi zitta prima dell'inizio della partita. Finché avrà Benji come capitano non potrà mai perdere. Condoglianze a chi la ragazza non ce l'ha, ma estremi complimenti a chi invece ce l'ha, che non si mette a guardare Netflix mentre a voi la connessione serve. Bene. Siamo tutti d'accordo, Oliver è il nuovo capitano e adesso andiamo a vincere, coraggio ragazzi! Evviva! E con la faccia più da cosplay di Teletubbies che Holly abbia mai fatto nella sua vita, si chiude l'episodio 5 di questo cartone che tanto amiamo. Perché non vedo l'ora di affrontare Mark Landers. Un madò ancora sta scena, basta Benji, sei malato! E si conclude quindi anche questo episodio dei commenti brutti. Io vi ricordo che se questo video vi è piaciuto c'è un bel tastino qui sotto di like che potete premere. Vi ricordo anche, qualora non foste ancora iscritti, che potete farlo e che trovate nel box informazioni tutti i link sia per seguirci durante le nostre live che stiamo facendo la domenica sera, sia per iscrivervi al nostro server Discord qualora vogliate sempre essere in contatto con tutti noi della Legione ed essere sempre informati sui giochi che portiamo in live, sia qualora vogliate acquistare qualche nostro pezzo di merchandise dal nostro store ufficiale. Mi sono reso conto di essermi scordato di registrare i saluti a fine video. D'altra parte, chi è che ci arriva veramente a fine video? Per sfizio, se siete arrivati fino a questo punto, scrivetemelo nei commenti, sono curioso. In ogni caso, grazie per essere rimasti fino a qui. Io vi mando un saluto da parte di tutta quanta la Legione e un arrivederci ad un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!